Ciao, sono Zane di Turbolab.it. Oggi voglio raccontarti una brutta storia di sicurezza che è costata a questo utente, un ingegnere americano, 100.000 dollari. Gli hanno fatto un nuovo tipo di attacco tramite il quale sono riusciti a rubargli tutti gli account, tra il quale l'accesso a Coinbase, e gli hanno appunto rubato 100.000 euro di criptovalute. Anche se non sei interessato al mondo delle criptovalute, ti consiglio di seguire questo video perché comunque è interessante e in realtà siamo un po' tutti esposti. Se l'argomento ti interessa, seguimi. Prima di cominciare, vi ricordo che seguendo il link che trovate nella descrizione del video qui sotto, potete raggiungere l'articolo che abbiamo pubblicato su turbolab.it con la procedura passo passo, i link alle risorse delle quali parleremo fra poco e tutte le informazioni aggiuntive delle quali potreste aver bisogno. Ecco, dunque, la nostra storia parte proprio dal racconto di questo Sean Kunch, appunto dicevamo, un ingegnere americano. Gli hanno rubato 100.000 dollari mercoledì in criptovalute in un periodo di tempo di 24 ore. Nel post molto dettagliato che ha inserito su Medium, addirittura prima di dirlo alla sua famiglia, il nostro amico Sean ci racconta com'è andata. Il furto è avvenuto tramite un attacco che si chiama SimPort Attack. Di che cosa si tratta? Beh, per capire innanzitutto come funziona un SimPort Attack, guardiamo un pochino qual è il flusso dell'identità generale. In linea di massima noi abbiamo una SIM card, quindi quella che tutti noi abbiamo inserito all'interno del telefono cellulare o dello smartphone. Il nostro provider email generalmente ci consente di recuperare la password tramite un codice di autenticazione che viene inviato al dispositivo. Quindi non ricordiamo più la password, facciamo recupera password, ci viene chiesto il numero di telefono e tramite un messaggino inviato sul telefono possiamo appunto accedere all'account. A questo punto, una volta che siamo dentro all'account email, almeno è così per molti di noi, possiamo accedere un pochino a tutti i siti, quindi il sito di online banking, il profilo Facebook e moltissimi altri account, tra i quali appunto l'account Coinbase. Questo è possibile perché tutti questi siti ci permettono di fare un recupera password, appunto che invia codice segreto sul cellulare. Ecco dunque che partendo dall'accesso al nostro cellulare possiamo accedere un pochino a tutti i servizi online. Ovviamente però di solito il cellulare è piuttosto sicuro perché ce l'abbiamo con noi o comunque è bloccato e quindi gli aggressori si sono inventati un metodo un pochino diverso. Come funziona? Il metodo è quello del SimPort Attack, ovvero l'aggressore telefona all'operatore telefonico della vittima, che è facile comunque da individuare perché basta andare a tentativi, in particolare in Italia ci sono una decina di operatori attivi, li chiamiamo tutti quanti e diciamo di essere l'intestatario del numero, ci diranno loro stessi se il numero è presente o meno. A questo punto l'aggressore cosa fa? Con un pretesto chiede di spostare il numero di telefono della propria vittima dalla scheda SIM che è attualmente inserito dentro al cellulare della vittima su una nuova scheda SIM che ha in mano. Qui si tratta di fare dell'ingegneria sociale, social engineering, ovvero l'aggressore si deve inventare di fatto una scusa per consentire di fare questo passaggio. In particolare l'aggressore probabilmente avrà usato qualcosa sulla falsa diga di ho perso il cellulare, sono in una situazione di emergenza, presto aiutatemi a portarlo su questa SIM. Oppure mi trovo all'estero, sono in una situazione di emergenza, fate presto. In linea di massima ha convinto l'operatore a spostare il numero di telefono del nostro Sean su una scheda SIM che lui aveva in mano. Una volta inserita questo SIM nel suo cellulare, ha potuto fare questa escalation. In particolare, ha avuto accesso alla sua email di Sean grazie al recupera password. Da qui ha recuperato la password di Coinbase, autenticazione a due fattori che di nuovo gli è stata spedita sul cellulare che aveva in mano perché c'era dentro la SIM associata al numero del nostro Sean. E una volta dentro all'account Coinbase, ha spostato tutti i Bitcoin che erano conservati su un indirizzo che controllava, sparendo sostanzialmente nel nulla. Ora, questa è una bruttissima storia, naturalmente molti cinici hanno osservato che è una pessima idea conservare 100.000 dollari di valore su Coinbase invece che conservarli in un wallet offline, ma questo fatemi dire è un aspetto secondario. La cosa importante che dobbiamo portarci a casa da questo video è che esiste questo tipo di attacco che fa leva di fatto sulla scarsa attenzione degli operatori telefonici che non fanno abbastanza verifiche prima di autorizzare questo spostamento di numero di telefono da una SIM all'altra. Ora, c'è da dire che il nostro Sean vive in America, quindi la situazione italiana potrebbe potenzialmente essere un pochino diversa, però non faccio fatica a crederci che inventandosi una scusa fatta bene, cercando tutte le informazioni, ad esempio il codice fiscale, la data di nascita, il luogo di nascita, il luogo di residenza, insomma un pochino di informazioni sulla vittima, ci possa essere ancora più convincenti informazioni che la vittima stessa generalmente dissemina un pochino da tutte le parti, perché basta accedere a Facebook, fare qualche indagine per capire dove vive,
tramite il nome e il cognome, magari ipotizzare il luogo di nascita, si può risalire al codice fiscale e quindi le informazioni che ci possono servire per far finta di essere la vittima sono veramente a disposizione di tutti. Ora, come proteggersi da un attacco come questo? Beh, innanzitutto chi abbia a disposizione un quantitativo importante con un valore elevato di criptovalute farebbe meglio a spostarle su un dispositivo hardware, che non consentono di trasferire Bitcoin o altre criptovalute fino a quando non si preme fisicamente sul pulsante presente sul dispositivo stesso. Quindi è estremamente difficile violare questi dispositivi e rubare le monete che ci stanno conservate sopra. Un'altra idea sicuramente è di non utilizzare un indirizzo email unico per tutti i nostri scopi, utilizzarne uno per le comunicazioni, per le mail, per la messaggistica e un altro che dovremmo tenere assolutamente privato per registrare gli account, se non altro quelli di accesso ai siti più sensibili e più importanti, come appunto potrebbe essere Coinbase. Bene, da Zana di Turblog.it è tutto. Come al solito, se il video ti è piaciuto ti chiedo di cliccare sul pulsantone mi piace qua sotto, per me è sempre estremamente importante, quindi ti ringrazio davvero in anticipo se lo farai. Se invece vuoi essere informato ogni volta che pubblico un nuovo video, non dimenticare di cliccare sul pulsante rosso iscriviti e sulla piccola campanella di fianco. Al prossimo video, ciao!